Ben ritrovati a tutti quanti, il Bocca è sempre qui per farvi da mangiare, per darvi una linea che se voi la seguite bene, se la seguite va bene uguale, eh? E comunque quest'oggi dovremo ringraziare tutti quanti insieme Salvatore Petrone, mio grande fan dalle prime puntate. Gli mando un grande abbraccio, un augurio di una salute di ferro, che mi ha mandato dei prodotti tipici della propria regione, che sarebbe la Calabria, ricca di prodotti tipici e di sapori belli strong come piacciono a Bocca. E quest'oggi, dato che mi ha mandato questo pacco con diversa rovina, farò un piattino tipico calabrese, con tutta roba calabrese, ossia maccheroncini calabresi alla ricetta. Andiamo a vedere subito gli ingredienti di questi maccheroncini, forza! Gli ingredienti sono molto mediterranei, perché si parte con dei capperini sotto sale che io ho già desalinizzato praticamente, due filettini d'acciuga sott'olio, delle olive nere due nocciolate, così si fa prima, pomodori secchi, tipico prodotto calabro, questo l'ho comprato in un negozio, me l'ha mandato Salvatore mi ha mandato questa crema di rape, di cime di rapa originali della Calabria, deve essere speciale, che abbinerò insieme a tutta questa robina V. Con questi maccheroncini calabresi fatti in casa, anche questo elargito con generosità dal nostro amico Salvatore. Ma andiamo a vedere subito questa ricettina, che anche questa, come le mie, sono veloci, facili, semplici, possono far tutte. La prima cosa da fare sarà naturalmente quella di mettere l'acqua a bollire, ma raccomando, già salata. Questa è una ricetta che in 10 minuti si fa, allora noi cosa dovremo fare? Mettere subito la pasta a bollire, perché questa in 12-13 minuti è pronta. Questo per 4 persone, si buttano tutti. Andrea, che vuole, le vuole fare avanzare? Si buttano tutti i nostri maccheroncini calabresi. Nel frattempo facciamo un battutino d'aglio, cappero, 2-3 manate, eh? E le acciughine, un bel trito tutto, eh? Mettiamo la padella a scaldare, mettiamo pochissimo olio, perché vedo che qui dentro c'è l'olio di veloce, extravergine d'oliva di quelle vostre, strong, eh? Quasi qua... scherza, eh? Caro Salvatore. Senti qualche odore! Proprio un cucchiaino, tanto per far sciogliere il nostro soffrittino. Sentite come già, poi anche le acciughe erano sott'olio di quelle buone mediterranee al 100%. Possiamo anche abbassare, perché proprio spengere proprio immediatamente, perché lo sento che soffrigge bene. Questa è una padella che cattura il calore, mi dice Andrea, ci mettiamo un po' di prezzemolino così, mentre spenge dà un po' di sapore. Nel frattempo tritiamo i nostri pomodorini secchi, circa una decina, 12, anche 13, 14, 15, come vi piace a voi. Tritiamo anche le olive, belline a metà, eh? Sono denocciolate, guardate che bel lavorino. Andrea me ne ha mangiate 7-8, mi mancano infatti, ma l'ha detto tu sia. La fame non perdona, Andrea non ha discorsi, quando ha fame non guarda a faccia nemmeno al Bocca. Poi in Bocca un giorno o l'altro lo guarderà in faccia e gli sputerà un occhio, però... è tutto da vedere. Ci aggiungiamo anche questa robina qua, facciamo insaporire proprio leggermente. Facciamo un po' soffriggere. Bagnate con un po' di vino bianco, fate ritirare, la pasta intanto sta iniziando a bollire, andiamo a rigirare, appena il vino ha ritirato tutto prendete, vedete se sta ritirando, un pochino d'acqua di cottura e la mettiamo dentro. Facciamo insaporire bene tutto. Ma ero scordato di dirvi di aggiungere un po' di peperoncino, perché credevo che ci fosse in questa cremina di rape, invece non c'era, allora vado ad aggiungerci un paio di pezzettini, tanto fa anduia e mazze e cazzo, dai. Andiamo a spengere perché sta bruciando tutto. Ci aggiungiamo questa cremina così e facciamo insaporire. Mamma mia signore, che odorite. Proprio la cima di rapa sembra fresca, oh. Guardate che bel lavorino ci è venuto. Ora c'è solo da aspettare che la nostra pasta finisca la cottura. Manca pochi minuti. La nostra pasta è quasi pronta, allora cosa c'è da fare? Dobbiamo riaccendere il fuoco nella nostra padella, poi spengere l'acqua, la pentola della pasta, scolarla cercando di mantenere un po' d'acqua di cottura al massimo. Quando inizia a soffriggere bene qua, come ora, che prende proprio calore, noi ci mettiamo la nostra pasta. Andiamo a leggermente a rigirarla, a saltarla, vedete come colora.
un pochino d'acqua di cottura, perché l'ho levata bella al dente, l'ho assaggiata prima. Saltate la pasta in questo sughettino. Andrea mi diceva che c'è poco sugo, non è vero. Questa non è una pasta al sugo, questa è una pasta così, tipo la carrettiera, non c'era il sugo, c'era il pomodoro. Signori, la pasta è quasi pronta, c'è solo da aspettare che ritiri l'ultimo sughettino, questa cremina speciale, è quasi pronto. Vedete, c'è solo rimasta la crema, un'altra bella saltata e la andremo a servire. Allora vado a sporcionarla. Prima di portarla in tavola, un'altra bella girata per far venire il sugo sopra, vedete? Guardate bellezza. Vedete il ramaiolo che non graffi la padella. Guardatevi che lavorite. Mio caro Salvatore, spero di avere onorato i tuoi prodotti al meglio delle mie possibilità. A chi piace può grattugiarci anche un po' di formaggio sopra, pecorino sardo, pecorino romano, parmigiano, ve le ne farà lui. Secondo la mia opinione è meglio assaggiarla così e sentire proprio tutti questi profumi particolari come la cima di rapa, il pomodoro. Fate così, poi se vi ci piace ce lo mettete, se non vi ci piace non ce lo mettete. E con questo mando un bacione a Salvatore che mi ha fatto fare questa ricettina con i suoi prodotti, con i prodotti della propria terra naturalmente. Gli mando un grande augurio e vorrei ricordarvi ancora una volta di mettere mi piace, di condividere. Se volete andare sul boccatv.com, nuovo sito dove potrete anche caricare delle vostre ricette di vecchia data che volete che io rifaccia, o caricare e mandare foto delle ricette mie che avete fatto voi, potete farlo. Prima vi dovete loggare dentro il sito e poi andando a utenti troverete tutte le indicazioni giuste. Grazie e arrivederci. E per finire il bocca procede all'assaggio. Porta la bocca. Prima una bella soffiatina. Ve l'ho detto, meglio così, perché è già bella salatina. Se ci metti il parmigiano devi capire tre fiumi interi. E siccome non mi è garbata, ci ributto un'altra volta e mando un bacione a tutti quanti. Alla prossima!